Le fiabe di Ciccio Bello. Indovina, indovinello, qual è il regalo per Ciccio Bello? Evviva! Il giorno più bello dell'anno è finalmente arrivato. Ciccio Bello salta giù dal letto e corre da mamma e papà. Non ce la fa ad aspettare. È al settimo cielo perché è il giorno del suo compleanno. Un giorno intero dedicato tutto a lui. Ogni cosa è pronta in casa per la festa. I palloncini, i festoni, le candeline per la torta. Non manca proprio niente. Anzi, no. Qualcosa manca, o meglio, qualcuno. Suonano alla porta. Chi sarà? Sono gli amici di Ciccio Bello, arrivati anche loro di corsa per abbracciare il festeggiato. Adesso sì che la festa può cominciare. I bimbi si mettono a giocare con la palla e con i puzzle, quando all'improvviso il papà entra con un pacco gigantesco. È davvero enorme ed è tutto ricoperto di carta color arcobaleno. In cima c'è un fiocco grandissimo, giallo come il sole. Tutti sono emozionati. Quale sarà il regalo di Ciccio Bello? È così grande che sembra toccare il cielo. I bambini provano a rimettersi a giocare, ma sono distratti e continuano a guardare quel pacco. Non riescono a pensare ad altro che al contenuto di quella scatola enorme tutta impacchettata. La fantasia dei piccoli comincia a volare in alto. Avranno regalato al festeggiato una fontana di cioccolato ricoperta di zucchero filato? O forse dentro c'è un super drago volante che sputa fiori e coriandoli al posto del fuoco? No, di sicuro è un altissimo scivolo pieno di acqua per scendere a velocità supersonica con un gommone per finire il viaggio in una piscina piena di schiuma. O magari una maxi torre di caramelle gommose. C'è anche chi pensa che lì dentro ci sia nascosto un unicorno fatato, pronto a esaudire ogni desiderio di Ciccio Bello. O anche un gigante di marzapane, che non si offende se mangi un pezzetto del suo cappello o una parte della sua scarpa. Non ce la fanno più, la curiosità è troppa. E allora Ciccio Bello inizia a intonare la classica canzoncina da compleanno, seguito a ruota dai suoi amici. Scarta la carta, scarta la carta, scarta la carta! Mamma e papà sorridono. È il segnale, possono aprire il pacco. Tutti aiutano come possono. Quando anche l'ultimo pezzettino di carta è volato via, gli amichetti spalancano gli occhi per la meraviglia. Ciccio Bello ha ricevuto in regalo un'altalena, il suo gioco preferito. Così potrà volare in alto e sfiorare le nuvole senza nemmeno dover uscire dalla sua cameretta. Tutti vogliono salirci e così si mettono in fila. Ognuno attende il suo turno. Quando tocca a Ciccio Bello è arrivata anche la torta con le candeline. Dopo averle spente ed espresso il suo desiderio, il festeggiato decide di mettersi il bavaglino, salire sul seggiolino e mangiare una fetta di dolce sul suo nuovo regalo. Il suo desiderio è già stato esaudito. Ha il regalo più bello del mondo e gli amici migliori che si possano immaginare. La giornata perfetta. Scarta la carta, così la festa può partire in quarta. Vediamo cosa si nasconde sotto. Un bel castello fatto di biscotto, un drago, una montagna, forse un po'.